video notizie di distribuzione moderna. Ecco, la grande distribuzione, abbiamo fatto un approfondimento, appunto una casistica di 400 diciamo esempi di nuovi negozi aperti e abbiamo visto soprattutto nella grande distribuzione che sta interpretando soprattutto una posizione di avvicinamento al consumatore, sia come format, con format più ridotti, sia con prodotti, perché prodotti più sempre appunto vicini al consumatore, ma soprattutto scelti secondo il bacino di riferimento e anche con grande attenzione al servizio. Lo abbiamo visto ad esempio con praticamente una forma di piccoli supermercati che rievocano all'interno delle città, che rievocano i vecchi negozi di un tempo sotto casa, e quindi riproporre anche quel servizio un po', mi passi il termine, amichevole del commerciante, con prodotti di altissima qualità, con un format innovativo e con un'efficienza massima. Questo lo sta proponendo la grande distribuzione e secondo me è un ottimo approccio appunto propositivo di interpretare al meglio le esigenze del consumatore. Abbiamo visto tra le tendenze del retail che quelle che si erano evidenziate fino a poco fa, ovvero l'esperienzialità, invece sta viaggiando verso la personalizzazione, una personalizzazione dove tra brand e consumatore ha bisogno di una storia da condividere, di una filosofia, di obiettivi comuni, no? Cioè, una volta finita, sostanzialmente il retail deve trovare quella sua antica mission di fare da connettore di interscambio culturale, perché quando si è messa in crisi sostanzialmente la società di consumo, adesso si ritorna poi ai fondamentali, dove attraverso l'acquisto si scopre anche però un'identità, o si scopre anche un'altra cultura, come è accaduto ad esempio sul cibo, lo citavo in precedenza. Quindi secondo me si viaggia verso questa direzione.